Le faccio una domanda in realtà piccolina rispetto a tutti i temi grandi che sono stati toccati, ma che credo sia una domanda globale, perché il dibattito di questi giorni l'ha seguito. Quindi siamo in piena lotta sul decreto Pisano. Per chi non lo sapesse, un decreto che prevede l'utilizzo del wifi libero in maniera libera per poter permettere l'accesso a internet a tutte le persone nei luoghi pubblici, però prevede anche l'utilizzo di un documento di riconoscimento presso un luogo pubblico. Questi giorni la polemica si è rifatta di nuovo viva, c'è una raccolta di firme in atto per la modifica, se non addirittura l'abrogazione, quindi mi incuriosiva a distanza di così tanto tempo conoscere il suo parere, che è quello che a quanto pare nessuno ancora ha chiesto. Quella norma, l'articolo 7 del decreto, fu varata, Gaetano Gifuni lo ricorda bene, all'indomani dell'attentato di Londra, quando il rischio terrorismo nel nostro paese era altissimo e gli internet points erano diventati dei luoghi privilegiati di comunicazione per i terroristi. Bisognava esercitare il massimo di controllo. Furono adottate quella ed altre misure che sfioravano anche i diritti costituzionalmente garantiti, ma bisognava scegliere e scegliemmo la via del rigore. Ora le condizioni sono mutate, le esigenze di utilizzazione di questi strumenti sono cresciute, quella norma non ha più ragione d'essere, bisogna sopprimerla.